meno quello che sta accadendo. Ma che cosa succede? Succede che l'esempio dell'acqua, per esempio, è chiaro, così come quello dell'energia. Nel momento in cui il capitalismo entra in crisi, per mantenersi in vita, come una specie di volano, no? Per mantenersi in vita deve aggredire nuove sfere di mercato. E siccome le vecchie sfere di mercato si sono esaurite, le nuove sfere di mercato sono quelle che attengono direttamente alla natura. Quando dicevo difendere la propria vita, il proprio corpo, l'acqua, il territorio, è perché l'attacco viene lì. Quando vogliono fare la TAV, vogliono sventrare la montagna per creare una nuova linea ferroviaria che dovrebbe avere il compito di trasportare 800 milioni di tonnellate di merci, che non ci saranno più. Ma perché lo vogliono fare a tutti i costi? Lo vogliono fare a tutti i costi perché questo tiene in moto la macchina artificialmente, come se con una manopola disperata. Cioè. Quindi diventa pericoloso perché ci attaccano sul terreno della vita. Allora, perché faccio questo discorso? Perché ho letto la nuova Costituzione boliviana. Nella Costituzione boliviana, che è America Latina, lontana, mille miglia da noi, hanno messo nella loro Costituzione un principio fondamentale, che chi attacca la natura è come se uccidesse un uomo. È diventata una responsabilità penale. E io capisco in questa decisione del Presidente Morales e del popolo boliviano, che loro hanno perfettamente percepito cosa sta accadendo. Bisogna difenderci sugli elementi fondamentali, perché loro, non essendo società tecnologiche avanzate, vivono della natura, hanno i loro campi, hanno la loro acqua, hanno le loro foreste. Se gli tocca quello, gli uccidi, muoiono. E quindi si difendono subito, si difendono prima di noi. Noi, per esempio, siccome abbiamo ancora i soldi in tasca, siamo un po' più ricchi, ci possiamo permettere di produrre ancora della anidride carbonica. Loro non se lo possono permettere. Se tagli la foresta amazzonica, ammazzi un sacco di gente là. E quindi loro cominciano a difendere la loro vita. Quando tu mi dici siamo soli, non siamo soli per niente, perché quello di cui parliamo questa sera, anche in Italia, è pieno di gruppi di persone che già la pensano così, pienissimo. Da dovunque mi muovo nella voragine, scopro che c'è della gente che fa già delle buone pratiche, i gruppi di acquisto solidale, un sacco di gente, il chilometro zero, e sono tanti, guardate che sono migliaia di persone, decine di migliaia. Ho già detto prima, il problema vero è che ciascuno sta nel suo orto e non si mettono d'accordo. Se noi creiamo le condizioni, io uso sempre questo termine, la maniglia, creiamo una maniglia a cui tutti ci possiamo aggrappare, come sta sull'autobus. Se l'autobus va e freno, non c'è la maniglia, cadi. Ma se noi creiamo una maniglia dove tutti si possono aggrappare, noi diventiamo molto più forti di quello che oggi siamo. Quando io leggo che in Germania ci sono 22 città, può darci che siano molto di più, ma io ho letto questo, 22 città che già producono energia per se stessi. Guardate che non è una notizia straordinaria. Sono piccoli centri che si sono organizzati, e questa è politica, questa è già politica. Perché costruire una città, supponi questa, in cui 500, 1000 persone si riuniscono e decidono di fare insieme gli investimenti per comprare il fotovoltaico e li mettono sui magazzini e producono energia elettrica, ma è un fatto politico. Io ho fatto un giro di conferenze nell'est Europa, sul sito ho messo anche i risultati, sono stato in Crimea, vi dico, ho fatto conferenze su questi temi, sono stato in Crimea, e la gente reagisce perfettamente, cioè l'inquietudine che abbiamo noi ce l'hanno anche loro, un sacco di gente, giovani, moltissimi, sono stato a Simferopoli, ma era pieno così, erano 400 ragazzi che stavano a sentire, tutti molto tesi e molto consapevoli di quello che sta accadendo. Quindi sono stato lì, sono andato a Chisinau, in Moldova, sono stato a Riga, sono stato a Varsavia, ho girato per l'Europa, dovunque fai questo discorso la gente capisce perfettamente, e quasi tutti sono giovani. Quindi il ragionamento che fa Alternativa non è un ragionamento italiano, in realtà è un ragionamento europeo, anzi è un ragionamento mondiale. Quindi io sono convinto che più passa il tempo, più la quantità di gente che si rende conto di questo cambio inevitabile o inesorabile cresce. Il problema è che finora ci manca una visione unitaria, di insieme, che mette insieme tutti gli elementi delle crisi che stanno maturando. E questo è difficile perché è come un nuovo paradigma. Noi abbiamo vissuto tutta la nostra vita in un certo paradigma, un campo di forza dove ci sono delle idee dominanti, sono quelle.
Improvvisamente scopriamo che quelle idee dominanti non funzionano più. Bisogna costruire un nuovo paradigma, chiamo così, un nuovo sistema di coordinate. Quindi questo non è facile, questo non è facile, ma l'inquietudine a un certo punto deve diventare il terreno su cui si costruisce un nuovo sistema di relazioni sociali, una nuova società, quella sostanzialmente verso la quale stiamo andando, che ci piaccia o che non ci piaccia. Se noi la facciamo, ce la facciamo piacere, noi ridurremo di molto i danni. Se noi non ce la facciamo piacere, ci arriveranno i danni addosso, nostro malgrado. L'alternativa è questa qua. Il Club di Roma, per fare un esempio, ha fatto un libro recentemente in cui riassume tutto il ragionamento sulla fine dello sviluppo, sui limiti dello sviluppo. E il Club di Roma è uno dei gruppi più autorevoli dal punto di vista scientifico, non c'è dubbio. E loro fanno uno schema, grosso modo, il loro modello, vengono fuori 9 soluzioni, tutte catastrofiche. Ma la 9ª soluzione sarà la peggiore, cioè quella in cui non facciamo niente. Man mano che noi ci organizziamo, scende il livello del rischio, del pericolo, del costo, della drammaticità della transizione. Molte cose le abbiamo già guastate, la natura l'abbiamo già gravemente compromessa, basta una cifra. Noi ci siamo già mangiati il 90% dei pesci di tutti gli oceani. Non so quanti di voi lo sanno, ma è così. Abbiamo già mangiato il 90% di tutti i pesci che stanno sulla Terra. Al punto che i pesci in queste condizioni non sono più in grado di riprodursi, perché se li uccidiamo quando sono ancora giovani, non possono fare figli. E noi abbiamo delle gigantesche navi che lavorano negli oceani 24 ore su 24, raspando tutto quello che possono raspare, via, portano tutto, anche perfino sul fondo del mare, la flora marina. Noi stiamo distruggendo in modo selvaggio tutto, non possiamo andare avanti così. Quindi io credo che questa cosa qua sia già nella coscienza di molti milioni di persone. Il problema chiave è di capire e cominciare. Poi tu dici, giustamente, dici, lo so, perché le prime discussioni che abbiamo fatto, tutti i nostri gruppi, stanno incontrando le stesse difficoltà, perché devi dire delle cose, se dici la verità, devi dire delle cose dure da digerire, lo so, dobbiamo sapere, non è che le puoi addolcire, non è che gli posso dire, ogni tanto in queste discussioni c'è sempre qualcuno che si alza e mi dice, ma se non hai una speranza, e io la rispondo come devo rispondere, la speranza sei tu, non sono io che ti devo dare la speranza siamo noi. C'è un grande scrittore che mi piace molto, che dice, armi di banalizzazione di massa, ci hanno su ogni questione regalato la soluzione già ben fatta, gli slogan, le formule fritte. Chi ha fatto l'11 settembre? È stato Osama Bin Laden. 5 parole ci hanno raccontato l'11 settembre, naturalmente è una falsa versione, totalmente. Così per tutto il resto, ci raccontano le bugie, ci dicono, vedrai che adesso la crisi finisce. E noi siamo abituati a credere, perché milioni di persone credono a quello che dice la televisione. Non può da fare. Allora, noi non è che possiamo pensare in un colpo solo di rovesciare tutto. Cioè abbiamo 30 anni di diseducazione alla informazione che ha ridotto il tenore intellettuale di questo paese. Proprio ridotto, si è abbassato il livello intellettuale del paese. Allora, quando diciamo che bisogna riconquistare i sistemi di comunicazione, significa dire in altri termini che noi dobbiamo elevare il tenore di vita. E la sonnolenza, se elevi il tenore di vita, si riduce. Voglio dei cervelli capaci di agire. Allora, questo è un grande programma, naturalmente. Poi, se siamo in 10, siamo in 10. Ma se diventiamo 100.000, saremo 100.000. E allora questo discorso diventerà forte, diventerà una cosa importante. Costruiamo un programma di governo. Proprio lo dico senza dubitare. Costruiamo un programma di governo dentro il quale ci deve essere una nuova televisione, una nuova comunicazione democratica, che deve ritornare nelle nostre mani, perché se no l'hanno portata via. Questa è la sostanza.